Tema aeroportuale, la nuova metropolitana M6, il futuro di Malpensa e più supporto sull'edilizia popolare. Sono questi i macrotemi che il sindaco Sala pone all'attenzione del governo, o più precisamente al ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Abbiamo un po' di temi aperti, vorrei fare un po' il punto sul tema aeroportuale e SEA. Fra un anno avremo la metropolitana aperta fino a San Babila e parlare anche del futuro di Malpensa. Ad oggi abbiamo un solo terminal aperto e con gli attuali flussi riteniamo che vada tenuto aperto un terminal per il momento. Parleremo della nuova M6 per mostrargli quello che noi riteniamo possa essere il progetto, diciamo il tracciato definitivo. Vorrei chiedere un po' più di supporto sull'edilizia popolare, perché oggi i fondi del PNRR non sono molti, insomma ne abbiamo abbastanza da discutere. Sull'INATE diciamo che più che altro vorremmo mostrargli le tempistiche di apertura dei lavori. Su Malpensa abbiamo una discussione con ENAC aperta che ipotizza la riapertura del terminal oggi chiuso in Malpensa, ma insomma noi poi dobbiamo fare anche i conti con l'economicità dell'operazione, quindi vorrei parlargli di questo. Aumentando il traffico sarà necessario, al momento noi riteniamo che non sia ancora necessario. Un'emergenza su tutte è quella che riguarda le case popolari, punto debole del PNRR per il sindaco. Pochi i fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica. Abbiamo tanto da fare sul prolungamento delle metropolitane, tanto da fare sul cambiamento degli autobus verso gli elettrici. Ecco, dicevo, mi piacerebbe veramente che sull'edilizia popolare, su cui non ci sono molti soldi, il governo rinforzi invece un po' la dotazione, perché è un tema delicatissimo per noi.